pace per Selena Gomez. Dopo i problemi di salute dello scorso anno, in queste ore la popstar ha avuto un nuovo crollo emotivo ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dell'East Coast. La cantante, 26 anni, secondo quanto riporta il sito americano di gossip TMZ Post, soffre di una seria carenza di globuli bianchi e nel 2017 è stata avuto un trapianto di rene. La Gomez ha avuto un primo ricovero in ospedale l'ultima settimana di settembre, nel quale le hanno diagnosticato un livello di globuli bianchi troppo basso. È stata dimessa dopo pochi giorni dal Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, in California, ma alla fine della scorsa settimana è stata ricoverata di nuovo perché i globuli bianchi continuavano a rimanere bassi. Il lupus è una patologia antinfiammatoria che spinge il sistema immunitario ad attaccare i tessuti. Esasperata dalle visite mediche, avrebbe tentato di strapparsi la clavicola dal braccio al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles in seguito a un crollo emotivo. Selena è una delle star più seguite sui social e immediatamente è cominciata la campagna cancelletto tra i corsi d'acqua.